Ben ritrovati per chi c'era la volta scorsa e ben arrivati per chi oggi invece affronta il suo primo incontro del nostro ciclo Ex Libris, che quest'anno è dedicato, come lo scorso anno, ripercorrendo il tema già avviato, leggere e studiare. Abbiamo iniziato appunto giovedì della settimana scorsa con un primo incontro su autore, copyright e digital right, e sempre in questa prospettiva di ibridazione disciplinare, di integrazione di saperi nell'ottica appunto della lettura e dello studio, come dai libri naturalmente nasce, continuiamo appunto con l'incontro di oggi sul tema leggere, studiare e narrare, con Maria Grazia Mazzitelli e Sirin Ergard, che ci racconteranno ovviamente il loro concetto del leggere, studiare e narrare. Quindi io ringrazio nuovamente tutti, ringrazio al solito la biblioteca che ci ospita in questa bella sala freschi, ringrazio Maria Franca Spallanzani, che è la main, come dire, artefice del progetto assieme a Riccardo Fedriga, e lascio subito la parola invece al nostro presidente della Scuola di Lettere per un saluto introduttivo. Grazie. Va bene così. La volta scorsa avrei dovuto essere qui per fare questo saluto, purtroppo mi sono ammalato e quindi mi ha sostituito Francesca. Oggi sono riuscito a venire ed è con particolare piacere che porto il mio saluto e il saluto di tutta la Scuola di Lettere e Beni Culturali, perché c'è, rivedo e risento per parlare in pubblico dopo tanto tempo Sirin Ergard, che è stata compagna di studi tanti anni fa, diversi anni fa, diciamo così, diversi anni fa, nel dottorato di semiotica qui a Bologna, e sono molto contento di poterla introdurre. Ovviamente l'introduzione più specifica anche agli altri ospiti sarà fatta da Riccardo. L'anno scorso mi è capitato anche di tenere una conferenza qui assieme a un caro collega, e credo che ci sia bisogno di questo tipo di incontri per riflettere sulla lettura e sui rapporti con tutte le altre attività che si fanno attraverso il leggere, tra cui appunto quello che si dovrebbe fare soprattutto qui nelle biblioteche, e cioè studiare. Non è sempre così, come sappiamo, però noi ci proviamo sempre, siamo indefessamente ottimisti rispetto al presente e al futuro. Quindi io non faccio altro che passare la parola adesso forse a Maria Franca per due parole, e poi ci godiamo la conferenza. Innanzitutto grazie alle relatrici, grazie a Riccardo, grazie a Costantino che hanno voluto collaborare a questa iniziativa a cui noi teniamo molto e che da 4 anni ci vede impegnati. Quest'altro anno quinto, secondo me dovremo fare almeno una festa, ma certamente celebrarli in modo adeguato. Nata appunto questa iniziativa, questo seminario un po' su due piedi, nell'ambito dell'attività che avevamo progettato all'interno di questa nostra biblioteca di discipline umanistiche, si è poi consolidata in una forma di seminario che ha avuto per 4 anni, ha visto animata da ben 48 incontri che hanno in qualche modo investito in un primo tempo la nozione di libro, in un secondo tempo hanno interrogato l'attività che dona in qualche modo significato al libro stesso. L'avevamo pensata appunto nell'ambito delle nostre passioni per i libri e per le biblioteche, a partire anche dalla letteratura sul libro e sulle biblioteche. In fondo noi lettori di Proust, lettori di Sartre, lettori di Montaigne, che appunto aprono il mondo a partire
dal libro e dal libro recuperano lo spessore del mondo. Poi ci siamo appunto, e quindi abbiamo in qualche modo nel primo anno di seminari accettato e proposto la sfida della metaforizzazione del termine libro, dello studio dei suoi significati più ovvi, ma anche del significato metaforico che il libro assume nei vari contesti. Negli anni successivi abbiamo pensato di transitare dall'oggetto all'attività che dà significato all'oggetto nei vari contesti disciplinari, e la seconda sfida è stata quella della interdisciplinarità. E qui abbiamo convocato, per chiarirci la nozione e pluralizzare la nozione stessa di lettura e di studio, abbiamo convocato più discipline, uscendo in qualche modo, cioè cercando di recuperare quel patrimonio comune di conoscenze che dalle discipline scientifiche alle discipline umanistiche transitano, e abbiamo avuto come ospiti la geografia, l'astronomia, la medicina, la matematica, la giurisprudenza, le arti figurative, la letteratura, ovviamente la filosofia. Quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo intensificato gli imperativi leggere ma anche studiare in una biblioteca come la nostra, che è una biblioteca che ha che registra un afflusso molto importante di studenti e di docenti, carica della sua storia e dei suoi patrimoni. E quest'anno, appunto, questo ottavo ciclo di incontri registra una nuova dislocazione in qualche modo, e cioè la diversità, i transiti. Ecco, questo ci piace, il transito tra lingue diverse, tra discipline diverse, tra pubblici diversi e tra atteggiamenti diversi nei confronti del libro stesso e di questa attività della lettura. Io ricordo quando inaugurammo il primo ciclo, fui rettore ad inaugurarlo, con un suo intervento in cui parlò a proposito di questa nostra attività, insomma, parlò di una sorta di nuovo umanesimo che avrebbe potuto fondarsi sulla cultura del libro e sulla gente del libro, evocando questa immagine che mi piace anche tenere quasi come un segno del nostro seminario, e cioè questa luce che dalle biblioteche filtra attraverso le finestre e che illumina le strade. Beh, ecco, questa immagine della luce della biblioteca, in cui poi giovani studenti, studiosi, trascorrono il loro tempo e anche il tempo, forse anche il tempo migliore di sé, mi piace ricordarla come una sorta di immagine che regge questo nostro progetto. Una piccola luce, piccola, forse neanche così, anche forse trascurabile da un certo punto di vista, però pur sempre una luce. E quindi ringrazio molto gli ospiti di partecipare a queste nostre candele. passo la... Ecco, mi tiene, cioè, vorrei ringraziare anche in questo momento Riccardo, che ha collaborato con noi, con Francesca, con Mirella e con me alla definizione di questo calendario, e anche ringraziare il professor Nicoletti, presidente del Comitato Scientifico Passato, che ha sempre molto creduto in questa nostra iniziativa e che ci ha sempre aiutato e che sarà e che concluderà l'ultimo incontro di questo ottavo ciclo. Bene, allora, io sono molto contento di essere qui, sono anche molto contento del fatto che tutti quelli prima di me hanno ringraziato tutti, quindi non devo più ringraziare nessuno. Ringrazio voi per aver ringraziato e andiamo avanti così.
e in maniera molto ricorsiva, e introduco quindi direttamente le nostre relatrici di oggi, cioè Sirin Ergard e Maria Grazia Mazzitelli. Sirin Ergard è una parola che io odio usare, i massimi esperti, però è effettivamente così, tra i massimi esperti a livello internazionale di teoria della traduzione. E ha avuto riconoscimenti, oltre a essersi formata qui a Bologna, ha avuto e ha tuttora continuamente riconoscimenti sia in ambito nazionale sia soprattutto in ambito internazionale. Nelle sue pubblicazioni in Italia si ricorda Teorie contemporanee della traduzione e poi Teorie della traduzione nella storia, cioè ha lavorato sia sulla storia della traduzione sia sulla teoria. Sulla teoria poi ha continuato a muoversi legandosi al versante editoriale e adesso è editor in chief, credo, di questa bellissima rivista che sta sfogliando adesso Costantino e che vi faccio ora girare, i libri vanno fatti girare, che si chiama Translation, appunto dedicata ai Translation Studies. Insieme a Siri, penso che tutto il resto siano fatti tuoi, no? Cioè, ti ho presentato adeguatamente e penso che il resto siano cose private, insieme a Siri abbiamo Maria Grazia Mazzitelli, direttrice editoriale della Salani. La Salani non c'è bisogno di dire a nessuno che casa editrice sia, ricordo solo che ora fa parte da un po' di anni oramai, no? Del gruppo GEMS, cioè gruppo editoriale Mauri Spagnol. Cosa devo dire? Chi di voi ama Harry Potter, la persona che ve l'ha fatto leggere è qui di fianco a me in questo momento. Chi di voi ama Roald Dahl, la persona è qui di fianco a me. Non so quanti premi Andersen abbia vinto la sua casa editrice, è la più importante casa editrice che ci sia per ragazzi attualmente. E personalmente io mi devo spendere veramente, non è falsa, proprio non è perché siamo qui tra noi a parlare di queste cose, ma io penso che veramente Maria Grazia sia la più brava editrice che ci sia in circolazione. Sì, è vero. No, non credeteci, no. E soprattutto per una cosa particolare di cui chiederò a Maria Grazia di rendere conto, e cioè la scelta. Nel momento dell'arrivo del libro in casa editrice o del suggerimento da parte dell'ufficio diritti o del collega che te lo suggerisce o del passare o dell'amico o del passare davanti alla libreria, a un certo momento vedi questo libro e poi operi una scelta e operi la scelta di metterlo all'interno di un programma editoriale. Questo passaggio è decisivo per la fortuna del libro, e la scelta non è solo una scelta che viene a casa, è una scelta che tiene conto di tutta una serie di motivi che vanno dal culturale al commerciale e che sono fondamentali. È di questo che io vorrei chiedere a Maria Grazia, ma prima vorrei, e anche a Siri, perché ritengo che io ho una qualche esperienza di traduttore letterario e ogni volta che devi scegliere appunto da che parte andare per quanto riguarda la traduzione, operi continuamente delle scelte. E quindi credo che anche chi riflette sulla traduzione rifletta continuamente sulle scelte che il traduttore ha operato e per quale motivo le ha operate. Prima di farle ragionare su questo argomento, vorrei però un primo giro di chiacchiera sostanzialmente, come quello che stiamo facendo, però di un certo tipo, visto che Siri è norvegese e ovviamente Maria Grazia è italiana, su un po' com'è lo stato della lettura in questi due paesi che sono praticamente l'alfa e l'omega per quanto riguarda la lettura. Sì, forse l'Islanda, ma insomma anche la Norvegia credo che legano. E gli vorrei chiedere, io sentivo ultimamente, ho letto ultimamente il rapporto di Marco Polillo, che è il presidente degli editori da Francoforte, e dice che il numero di lettori forti in Italia è sceso ancora, si definisce lettore forte chi legge più di 9-10 libri l'anno.
E invece i lettori deboli sono passati a una soglia che è sotto il 50%, cioè meno di un italiano su due legge almeno un libro all'anno, per cui abbiamo dei tassi bassissimi e credo che la Norvegia abbia più del 20%, per cui vi lascio immaginare che differenza c'è. Questa differenza si riverbera anche sui modi di leggere, sui modi di scegliere i libri, sulle pubblicazioni che ti permette di fare, sul cartaceo e sul digitale, su tutta una serie di cose. Qual è quindi, partendo da Maria Grazia, la situazione nel nostro disgraziato paese e come si rapporta un editore italiano, avendo a che fare questi dati, con un mondo dove invece si legge? Allora, buonasera a tutti. Con Siri abbiamo fatto, io sono arrivata da Milano qualche ora fa, ci eravamo già sentiti e abbiamo pensato già da qualche settimana, da quando abbiamo saputo di venire a parlare, abbiamo pensato di affrontare il tema e di veramente affrontare i problemi legati a questo mondo, il mondo editoriale, nella maniera che forse più vi possa essere utile, cioè che quest'ora vi sia utile per capire una serie di meccanismi di editoria, di lettura, di scrittura, di rapporto con gli autori, ma anche di capire, proprio per la differenza abissale fra i due paesi, quelle che sono le politiche culturali che sono dietro a due paesi così diversi. E quanto alla fine anche la politica, l'economia di un paese influisce sullo stato della lettura, quindi è tutto collegato. Sapete bene che l'Italia affronta un periodo di crisi in tutti i settori, ma non siamo qui per parlare di crisi, ve lo dico subito, non, è un argomento che appena si incontra un editore in questo momento a tutti gli chiedono: ma è vero che i libri, che la lettura si legge meno? Sì, è vero, ma è vero come è vero che si vendono meno vestiti, che, perché è un paese che affronta questo. Però ci sono degli indicatori importanti, ma ci sono anche dei dati che fanno riflettere su dove andiamo e su come tra l'altro possiamo uscire e cambiare anche un po' forse la nostra maniera di lettura e vedere come la globalizzazione anche nel campo letterario, nel campo dell'editoria, ha un'influenza positiva e negativa. Lettura in Italia, i dati sono quelli che sono, gli ultimi dati fanno riferimento a una diminuzione, però fanno anche vedere una stabilità o quasi un incremento della lettura nel mondo del libro per ragazzi. Questo perché? Perché la scuola in qualche modo ha sostenuto negli ultimi anni aveva da recuperare anche degli spazi, per cui i ragazzi sono sollecitati a leggere o sono forzati a leggere. Questo poi dipenderà sempre dalla buona volontà dei professori che li accompagnano. La lettura ha nuove maniere di divulgazione, anche di modalità di sapete benissimo dell'arrivo degli ebook e quindi della nuova maniera e possibilità di leggere, e naturalmente i dati legati al mondo degli ebook sono dati in crescita, perché è chiaro che partendo da zero non possono che essere fattori di sviluppo di un certo tipo. Certo, tutti questi fenomeni hanno creato un cambiamento anche nella maniera di usufruire del libro e nella maniera anche di valutare come è possibile poi in effetti leggere e affrontare il problema della lettura, anche perché altro dato molto importante è che cosa si legge oggi e
come si legge e quanto tempo si perde in rete, soprattutto voi alla vostra età, nella lettura. Vediamo ora Siri cosa ci dice sulla Norvegia, su questi argomenti, e poi ritornerò io. Grazie, grazie a voi che siete qui, grazie a tutti voi che ci avete invitati, sono onorata e molto contenta di essere qua perché mi sembra una iniziativa, una candela, era una luce, mi sembra un'iniziativa molto 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 bella. Io sono norvegese e rappresento in quanto norvegese una realtà molto molto diversa. La Norvegia da un punto di vista italiano in un certo modo è esotico, è molto diverso, è freddo, è buio, eccetera, eccetera. A partire da questo dato del buio e del freddo e della vita che si svolge spesso ma per necessità in casa, abbiamo avuto quest'estate la prova che anche questo è legato alla lettura. Non parlerei di lettori forti in Norvegia, o forse tutti sono lettori forti, c'è una diffusione della lettura molto, molto ampia, anche se di librerie ce ne sono poche perché la Norvegia è un paese enorme con persone sparse in giro per il paese, quindi la libreria sotto casa ce l'hanno molto pochi, quindi ci sono molte altre cose per aiutare a far sì che le persone possano comunque avere accesso a un libro. Allora, voi ricordate, tutti si lamentano in Italia dell'estate terribile che c'è stata, tutta questa pioggia, eccetera, eccetera. Le statistiche dicono che per via di questo brutto tempo in Italia, quest'estate gli italiani hanno letto di più, comprato qualche libro in più perché non potevano andare in spiaggia e quindi hanno letto. In Norvegia quest'anno l'estate è stata meravigliosa, forse l'estate più bella che ci sia mai stata a memoria d'uomo. La lettura è precipitata. No, non sto dicendo una... è vero, l'ho letto sui quotidiani italiani che la lettura è salita, Maria Grazia, credo che tu me lo puoi confermare, nelle un minimo, però le statistiche lo dicono che c'è stato questo collegamento, l'ho letto in Norvegia, il collegamento tempo, climatico, caldo, luce, sole, questo è un dato che c'è e quest'estate abbiamo avuto la prova proprio. In Italia si è letto di più, in Norvegia si è letto meno, si è andato più in spiaggia. Se non puoi andare in spiaggia, puoi stare a casa, davanti al camino. Cosa fai davanti al camino? Non guardi la televisione, ma leggi un libro. Io ho ricevuto una cartolina da una... No, non c'è bisogno. Telematica da un'amica, di Oslo, con una fotografia di una spiaggia, c'era scritto «Sembra Rimini, ma è Oslo». E quindi per dire che le realtà, ovviamente, questo è un po' anche una battuta, però dietro alla battuta uno stereotipo anche, ma dietro agli stereotipi appunto c'è sempre del vero. Ovviamente in più per il fatto che appunto la lettura è forte, non è soltanto il clima che lo favorisce, ma c'è una certa... decisa, chiara politica culturale che forse è un po' più difficile da vedere in Italia perché molto chiara e molto chiara in senso positivo per molti versi, anche negativo forse da alcuni altri punti di vista, perché in Norvegia una politica culturale è una politica culturale dello Stato. E quindi il governo decide facciamo questo e si fa, quindi c'è meno, lascia meno spazio magari all'iniziativa individuale, al singolo, è più istituzionale quello che si fa a livello culturale. Se non si fa qualcosa a livello istituzionale non si fa niente. In Italia invece si fa tutto nonostante la mancanza di... Subito degli esempi concreti così capisco. Ecco.
Allora, gli esempi sono che si possono, dato di partenza, in Norvegia ci sono 5 milioni di abitanti. Per avere un libro che può sopravvivere, lo devi comunque almeno stampare in almeno 2000 copie, no? Come fai a pubblicare un libro difficile, complicato per un pubblico molto stretto, se seppure leggono tanto, per un popolo di 5 milioni di abitanti, se appunto devi come minimo pubblicare o stampare 2000 copie? Lo Stato interviene, e lo Stato interviene facendo ogni anno, in Norvegia il picco è l'uscita in autunno, dopo che sono usciti la maggioranza dei libri, alla fine c'è un consiglio culturale che si mette a esaminare tutti i libri che sono stati pubblicati e mandati a questo consiglio da parte delle case editrici. Loro eleggono minimo 1000 copie. Fino adesso questo esisteva soltanto per la fiction, cioè per la narrativa, adesso anche per non fiction, cioè saggistica, e anche per libri per ragazzi. Cioè c'è questo consiglio che sceglie 1000 copie, ne acquista 1000 titoli, di cui ne acquista, garantisce e acquista lo Stato 1000 copie, e le distribuisce in tutte le biblioteche del paese, le biblioteche pubbliche. In questo modo una casa editrice sa, se io faccio una bella pubblicazione, questa bella pubblicazione me la comprano, ho già 1000 copie garantite, quindi io me lo posso permettere di avere 10 vendite in libreria, me lo posso permettere lo stesso. E quindi c'è un incentivo molto molto forte alle case editrici di fare delle scelte coraggiose. C'è un numero alto, ma in Norvegia, come in tutti i paesi, c'è questa politica dei grandi gruppi, e quindi di grandi gruppi ce ne sono 3 in Norvegia, e poi hai molte case editrici piccole, ovviamente la sopravvivenza anche lì è bassa, ci sono quelli che nascono e muoiono nell'arco di un anno, e poi ci sono anche però le realtà piccole che sopravvivono. Io la settimana scorsa ero in giro per le case editrici norvegesi con un gruppo di studiosi e studenti norvegesi, e vedi che c'è tutto un clima di non di scoraggiamento assolutamente, c'è molto più un clima di imbocchiamoci le mani, però si può fare, si può fare. Nonostante, e questa è una realtà, e la realtà è cambiata molto da quando hanno incominciato a esserci, per esempio, le agenzie letterarie. Cosa significa? Gli agenti letterari che portano degli autori in casa editrice, cioè la concorrenza è molto, molto più spietata. I prezzi sono saliti, chi acquista un autore, quindi più duro il clima. Molto più nelle librerie si vedono esattamente gli stessi bestseller che vedi nelle librerie qua in Italia, oppure a New York o non so dove, a Madrid, e quindi c'è questa uniformizzazione, questa globalizzazione. Non è che la Norvegia ne sia assolutamente non toccata, però c'è questa politica culturale molto forte. Altro cosa, poi ti ripasso la parola, c'è una politica molto forte anche per la diffusione della letteratura norvegese all'estero. Forse avete letto qualche giallo norvegese. Nesbø è forse il giallista che vende di più. Nesbø sarebbe il suo nome vero, Jonesbo, forse è così che lo chiamate. Joe, addirittura Joe, addirittura, terribile. Ule, sì, Ule. No, Ule. Questa onda del giallo ha una storia anche precedente.
la Norvegia pubblica, o vendeva pochissimi titoli all'estero fino a quando è arrivata al mondo di Sofia di Gorder. Le case editrici italiane con il mondo di Sofia e Salani, appunto, è la casa editrice. Il gruppo di cui fa parte, anche Salani. Fino a Gorder le case editrici italiane più che altro non erano molto scettici, perché pensavano un bestseller non arriva mai dalla Norvegia. Invece hanno scoperto che un bestseller era il primo. Dopo, adesso, John Esbo, Jun Esbo, Anne Holt, anche delle Einaudi. Vabbè, quella sarebbe da farci una lezione soltanto su Anne Holt e la storia del successo costruito in Einaudi. Sì. Però non apriamo quel capitolo. Però, come potuto... È una traduzione molto molto elaborata, diciamo, molto molto elaborata. Non è forse la scrittrice che qui viene letta. Ha delle belle storie, però il modo di scrivere forse non merita tutta questa attenzione. Diciamo così. E quindi in casa editrice sono state... Sì, diciamo... Belle mes infidèles. Le cosiddette belle infedeli, appunto quei testi che non sono molto belli in origine e si fanno più belle attraverso la traduzione. Questo è un altro aspetto di tutti i misteri della traduzione. Comunque, per incentivare la vendita di titoli norvegesi all'estero esiste, come ce l'hanno molti paesi ma l'Italia no, c'è un'istituzione, un ente per la promozione della letteratura norvegese all'estero. Cosa fanno? Ovviamente organizzano promozioni, vanno alle fiere eccetera eccetera a promuovere i testi, ma più che altro finanziano le traduzioni. Perché spesso una casa editrice dice no, questo titolo non lo possiamo pubblicare perché la voce traduzione è in più un rischio, un costo elevato per la casa editrice. Allora NORLA, Norwegian Literature Abroad, questo ente o fondazione finanziata appunto di nuovo dallo Stato, finanzia direttamente la traduzione di un testo. La casa editrice fa domanda e se è un testo insomma di un certo rilievo eccetera, facilmente si ottiene appunto questo finanziamento che va direttamente alla traduzione. Questi sono esempi di questa politica culturale per la lettura, per la diffusione della letteratura norvegese sia all'interno che all'estero. Sì, infatti la Salani è forse la casa editrice italiana che più ha pubblicato libri tradotti dal norvegese, soprattutto libri per ragazzi, e questo è stato possibile proprio grazie a queste sovvenzioni e a questa associazione NURLA. Che non solo finanzia, ma in alcuni casi, non è soltanto la Norvegia, ma un po' tutti i paesi del nord che hanno questo tipo di politica, spesso aiutano anche quando nella promozione, che vedremo più avanti, è uno degli aspetti più importanti del fare un libro e venderlo e comunicarlo agli altri. Cosa posso dire io? In Italia, come ben sapete, non lo dico neanche, un editore, per come sono le cose, non ha nessun tipo di aiuto da parte dello Stato. Naturalmente il paese è molto diverso e forse anche case editrici francesi o spagnole soprattutto, ecco, già forse la Francia ha delle politiche diverse, ma tutta l'area del Mediterraneo vive lo stesso tipo di situazione. Però ecco, la lettura, una casa editrice in Italia, devo dire che ha molto supporto da parte di alcune scuole, sicuramente, di alcune organizzazioni private che ci aiutano e
Devo dire che anche la richiesta che è una casa editrice come la mia ha da parte di associazioni locali che nascono spesso grazie alla creatività dei singoli, nei piccoli posti, soprattutto del centro Italia e del nord Italia e del nord-est, è veramente forte. Quindi quello che emerge sempre in un paese come il nostro è la passione per la lettura. Quindi questo zoccolo duro, fortissimo, di lettori forti, che si spendono fanno della lettura una priorità nella loro vita e organizzano spesso anche a spese proprie una quantità di incontri straordinari, invitando, mettendo assieme, e quindi questo è un merito della creatività italiana e della grande voglia che c'è di fare e di parlare di libri. Però forse voi non sapete una cosa, che chi sono i lettori più forti in Italia. Questo zoccolo duro è composto, e qui forse non ci credereste, è composto soprattutto di donne, e questo potevate arrivarci, ma non di donne coltissime o professioniste, è composto da donne che sono impiegate e giovani, tra l'altro. Quindi questa è la categoria principale anche degli acquirenti dei libri. Tra i 18 e i 34 è la percentuale più alta. E quindi in questi ultimi anni queste donne che leggono la mattina mentre vanno in ufficio e si spostano, oppure si scambiano i libri con le colleghe di ufficio, oppure vivono di passaparola e quindi la vendita, la comunicazione avviene nel giro, nei piccoli circoli, ma avviene anche, soprattutto attraverso la rete, i blog, lo scambio continuo che c'è nella discussione sul libro, sul contenuto, non solo sui libri commerciali, ben chiaro, perché poi voi sapete che le classifiche vi parlano soprattutto di libri forse di grande diffusione, ma ci sono anche libri più difficili, più di nicchia, ma che arrivano, intercettano dei pubblici perché sono dei libri che fanno parlare, o forse perché intorno a quei libri si focalizza l'attenzione non solo italiana ma anche internazionale, e quei libri saltano fuori. Allora, poco fa parlavamo con Siri di un fenomeno recentissimo, post-estate. Ci chiedevamo, ma com'è possibile, avrete sentito parlare, che un libro di 950 pagine, di economia, di un autore che si chiama Thomas Piketty, sia ai vertici persino delle classifiche italiane? Perché? Io non ho la risposta, posso soltanto dire che Piketty è un bestseller in tutti i paesi d'Europa, anche in Norvegia, è diventato un caso. Uno che non si interessa di economia, uno che non ha mai letto Marx ma legge Piketty, c'è qualcosa di un po' strano, perché è un paradosso. Sono quei casi, credo, che nessuno riesce bene a spiegare. Nasce, è diventato un caso negli Stati Uniti prima di tutto, e credo che appunto questo successo enorme è quando è arrivato negli Stati Uniti, e lì ha fatto dei personaggi, non mi ricordo chi. Ma perché Piketty ci serve da modello? Perché? Perché Piketty è diventato, il capitale umano si chiama, è diventato un... Capitale. Il capitale umano, no, forse no, forse non lo so. Il capitale, sì. Il capitale umano è un film, scusa. Sì.
metto assieme, ma perché è più o meno lo stesso. È un libro, tra l'altro, pieno di statistiche che ha fatto parlare gli economisti, perché diventa il libro giusto al momento giusto, perché diventa un libro che intercetta altri mondi, non è solo il mondo del lettore, ma diventa l'argomento che i media iniziano a prendere e a puntare e di cui parlano e si diffonde a livello internazionale sulla rete, ma sicuramente nasce perché intercetta delle corde che sono nell'aria e che sono nell'aria a livello internazionale e che trascendono il mondo del libro puro, ma perché sono argomenti sui quali in quel momento si focalizza l'attenzione della comunità internazionale. La stessa cosa è avvenuta per Harry Potter, con modalità diverse, però era il libro giusto al momento giusto. Harry Potter è naturalmente stato un fenomeno più grosso, però voi mi potrete dire, ma quanti libri di qualità come Harry Potter ci sono e non hanno avuto il successo di Harry Potter? Quello era il libro che ha focalizzato l'attenzione e che è diventato un fenomeno, diciamo, pop, cioè un fenomeno oltre il mondo del settore della lettura. E quindi oramai in una società globalizzata che ha la stessa lista di bestseller in Norvegia, in Italia, in Francia, in America, in Sud America, in Turchia, La verità è che oramai facciamo parte di questo mondo in cui si comunica in un certo modo e certi canali sono attivi. Un mondo nel quale per paese avviene anche un passaparola che forse ancora identifica una comunità di lettori, ma che ha oramai delle caratteristiche proprio assolutamente generali. Ritornando all'argomento di chi legge, sapete benissimo che quindi chi legge in Italia sono soprattutto le donne. Le donne quindi dettano un po' legge anche nella capacità poi di individuare determinati filoni anche di lettura preferita. E questo naturalmente influisce sulla scelta e sulla scelta che è il discorso e la domanda che tu mi facevi prima. Scegliere un libro è per me lavoro quotidiano che avviene tenendo presente sia quelle che sono le caratteristiche della casa editrice in cui lavoro, ma tenendo anche presente quello che c'è nell'aria, tenendo presente tutto ciò che ricevo a livello internazionale, perché una casa editrice come la mia ha una rete di informazione che arriva ogni giorno dai mercati predominanti e come sapete il mercato editoriale più importante è il mercato americano o i mercati anglosassoni, americano e inglese in primis e poi Francia e poi tutto il resto del mondo. E quindi certo non posso non tener conto nella scelta dei libri che le persone che poi vanno a acquistare i libri sono soprattutto donne. E quindi intercettando i loro desideri, i loro gusti, io intercetto quella che è una parte di capitale che mi farà, che creerà valore per la casa editrice. Quindi nella scelta del libro che devo prendere sono sicuramente condizionata e non sono condizionata soltanto dai miei gusti, perché fosse per me il mio gusto di lettore e di lettrice sarebbe, lui lo sa, io comprerei soltanto libri di letteratura russa avendo un passato di studi legati a quell'area del mondo.
Ma non mi posso, uno, non mi potrei mai permettere, oppure di scegliere solo libri del Nord Europa che mi piacciono moltissimo per profondità, per taglio. Ma io non lo posso fare perché la casa editrice chiuderebbe immediatamente o mi caccerebbero fuori nel giro di qualche mese, massimo un anno. Io devo tener conto dei gusti del pubblico. E quindi devo capire, e poi tra l'altro non sarebbe neanche giusto far di una mia passione, io il ruolo che ho in una casa editrice, il ruolo di un direttore è quello di un mediatore, io sono un mediatore fra i miei gusti e i gusti del pubblico. E certo, non devo dimenticare una cosa, che quando leggo un libro, quando leggo un libro in lingua originale o quando ricevo attraverso la mia rete di lettori che mi aiutano nella scelta e nella selezione di questo mare di libri che ricevo tutti i giorni, perché chiaramente basta un allegato per avere un libro e quindi ogni giorno io ricevo una quantità di allegati che sono libri che poi usciranno nei paesi di origine magari fra 2 anni, quindi sono progetti, ma progetti in stato avanzato, probabilmente non dattiloscritti definitivi. Ma io devo tener conto, guarda, io ne ricevo almeno, non so, 15 al giorno. Allora, poi aspetta, parleremo di questo, 15 al giorno dall'estero, poi sono vari, ma finisco questo discorso, sono varie le maniere attraverso le quali io ricevo delle comunicazioni di progetti o di libri. Ma quindi io devo riuscire a capire quello che può piacere a vari pubblici e devo mettere assieme e selezionare questo sulla base sempre di una cosa che è molto personale. Se quel libro l'ho letto e quel libro mi ha dato quel fremito, mi ha dato quell'emozione, lì non ho dubbi. L'emozione che ho avuto io è probabile, non è sicuro che la provino anche le persone che poi leggeranno. Questo chiaramente non succede sempre. Succede altre volte, questo è il caso più bello ed è il momento di maggior soddisfazione poi quando quel libro riescono anche gli altri a provare la stessa emozione. Devo anche capire quali gli altri pubblici di riferimento, che quel libro può essere utile per il lavoro che fanno, può essere interessante, può toccare delle corde, può essere anche un libro di pura evasione che però vive perfettamente all'interno della categoria del libro commerciale o d'evasione e dare al lettore 2 ore, 5 ore di assoluto riposo e diversità dai problemi della vita. Ecco, devo avere tutti questi parametri presenti quando acquisisco un libro. Io volevo fare una domanda una a te, una a Siri. Faccio quella a te perché stiamo affrontando questo argomento. Ci sono anche degli strumenti, avete anche degli strumenti di rilevazione o dati o ricerche che vi permettono di orientarvi? Quanto ne tieni conto nella scelta, tenuto, come dire, dato per scontato che abbiamo capito che la tua scelta si basa poi su tutta una serie di fattori e poi alla fine scatta quel qualcosa che ti fa piacere o meno, la scelta più che il libro. Però ci sono una serie di fattori, ricerche di mercato, quantitativi, qualitativi, quanto ne tenete conto di questo? E poi passerei alla domanda invece cosa fare. Allora sì, e ce ne sono diversi, che sono soprattutto, quindi io tutte le settimane ricevo delle classifiche, e quindi classifiche anche dei parziali sulle vendite. Io ricevo, ecco, i miei dati sono legati soprattutto alle vendite, e poi ho gli studi che però ogni tot mesi manda l'AIE, che è l'Associazione Italiana degli Editori. Sono anche sulla Nielsen, adesso non
No, e poi quindi io ricevo tutte le settimane, la Nielsen, che la Nielsen è una sorta di classifica ed è una, a livello internazionale, un operatore che si occupa proprio di monitorare le vendite sostanzialmente, e ogni tanto fa degli studi e delle statistiche, ma che sono sempre legate al mercato reale, quindi ogni settimana ho degli aggiornamenti di vendite pure. Questo mi dà il polso del mercato sicuramente, però non è tutto. Se io mi dovessi basare soltanto sulle classifiche, devo dire che il mio tipo di lavoro diventerebbe sempre più commerciale. Il bello forse di questo mestiere, forse il bello più bello, è l'imprevedibilità. Il fatto che un libro può diventare un best seller partendo da una tiratura di 2000 copie. E questo è forse la cosa più bella, perché? Perché ve lo dicevo prima, perché intercetta, perché è il libro giusto al momento giusto. Quanto avevate tirato all'inizio di Harry Potter? No, per Harry Potter non abbiamo tirato pochissimo, perché abbiamo tirato 20.000 copie. Beh, perché rispetto a quello è... ma perché rientrava in determinati... Era già su, infatti. Faceva già parte di una galassia. Era un rischio. Era un rischio, ma è un rischio che abbiamo pagato per un anno e mezzo di sofferenza perché non si vendeva. Assolutamente. Abbiamo impiegato un anno e mezzo a vendere questa prima tiratura con le critiche dei librai, che avevamo sbagliato una serie di cose. È chiaro che anche in quell'occasione lì l'Italia si è dimostrata quello che è, cioè la provincia dell'impero americano, perché solo quando il fenomeno è scoppiato in America, non in Inghilterra, lì è successo quello che è diventato il fenomeno. Ma noi l'avevamo pubblicato, e io ricordo quando telefonavo agli amici giornalisti per chiedere aiuto per poter fare delle recensioni, perché mi dicevano, perché nessuno, era un libro dei tanti di qualità, ma non era altro, e quindi me lo ricordo, quindi, cioè, mi ricordo come è andata la storia e anche il commento, e mi ricordo anche poi i primi anni quando il fenomeno continuava e succedevano delle cose che comunque erano anche lì, anche delle cose più grandi di noi, più grandi dell'editoria stessa. Quindi quando è arrivato il film, e quindi mi ricordo anche che però io arrivavo in ufficio e dicevo ai ragazzi godiamocela, perché una cosa così non ci capiterà mai più. Anche se non ci siamo mai seduti sul successo. Raccontavo a Siri prima che anche quest'anno a livello abbiamo sempre tenuto viva, teniamo viva la serie, la saga con nuove edizioni, quindi poi il lavoro editoriale anche per la crisi ha portato al dover cambiare maniera di lavorare, che è importante. Quindi non ci siamo mai seduti sul fenomeno, perché tanto bastava pubblicare un libro senza neanche una copertina e scritto sopra Harry Potter, l'avremmo venduto lo stesso. Ma abbiamo lavorato per la qualità, che è per me sempre il punto più importante, che rimane nella chiarezza del lavoro che faccio, cioè nel fatto che un editore se mantiene un'idea di qualità e una capacità di lavoro sulla qualità anche del prodotto commerciale, ma quel prodotto commerciale deve essere fatto bene. E quindi Harry Potter, per esempio, abbiamo investito in una nuova traduzione, in una revisione della traduzione che è stata coordinata da Stefano Bartezzaghi, e quindi abbiamo lavorato e non ci siamo seduti sul bestseller. Sì, la domanda Siri era... La domanda Siri era alla teorica della traduzione, e cioè abbiamo visto che fenomeni,
parte Harry Potter, ma comunque anche come Il Capitale di Piketty, sono fenomeni, come dire, che quasi connotano e caratterizzano un canone occidentale, insomma, è inutile usare termini, ce l'abbiamo già pronto. Bloom intendeva altre cose, ma comunque possiamo capirci, insomma. C'è un canone occidentale che investe alcuni fenomeni all'interno dei quali, alcuni fenomeni della comunicazione all'interno dei quali rientra il libro come oggetto di comunicazione e che, come dire, in maniera virale, perché questo è, investono un'area geopolitica che si identifica con l'Occidente, sostanzialmente. E sulla base di questo è come una cosa che si autoriproduce, no? Siccome investono quell'area politica, vendono in quell'area politica, delimitano quell'area politica e vanno geopolitica e si va avanti così. E fuori, un teorico della traduzione si dovrebbe porre questo problema, che cosa succede all'esterno di questo nostro mondo di cui noi siamo periferia, ma insomma non è solamente limitato, cioè ci sono dei fenomeni di tentativo di assimilazione, come quanto riguarda i fenomeni di assimilazione della moda in Estremo Oriente, per cui si cerca di prendere il libro che funziona in Occidente anche se non appartiene minimamente alla cultura e non se ne capisce assolutamente niente. Oppure si va su strade completamente differenti. Io so che tu hai lavorato recentemente su delle cose indiane e credo che lì sia una cultura completamente diversa, no? E, anzi, sicuramente non appartiene a quest'idea di canone che è fortemente dettata dal mercato. È anche un canone commerciale, non è solo un canone di lettura. Allora, che domande difficili che mi fai, Riccardo. No, volentieri, provo a rispondere facendo una premessa rispetto che si collega un po' a quello che diceva Maria Grazia prima. La Norvegia, che è diventata molto brava a produrre letteratura e anche a esportarsi, è molto meno brava a importare. È molto, in un certo senso, provinciale e un po' miope e anche soddisfatta di sé. I bestseller in Norvegia sono o Dan Brown o Piketty o cose globali, oppure titoli norvegesi. E i titoli norvegesi vengono letti moltissimo, c'è una quindi è abbastanza chiuso, si traduce ovviamente molto meno, sia perché sono una popolazione molto molto minore. È molto deludente andare in una libreria norvegese se uno è abituato alla libreria italiana, perché c'è una varietà incredibile nelle librerie italiane, c'è un'attività di traduzione sia nella narrativa ma anche nella saggistica enorme, ovviamente perché gli italiani poi non leggono se non in italiano. In Norvegia ovviamente tutti i titoli inglesi si traduce meno in Norvegia, ma anche perché tutti i titoli inglesi li leggono in inglese, è molto molto più diffuso, cioè vai in libreria e non vai all'internazionale ma vai nella libreria normale, i titoli inglesi li trovi in norvegese, perché non tutti, ma poi li trovi anche Piketty, lo trovi poi lui è in francese, comunque Dan Brown, allora, oppure la Donna Tartt, li trovi in inglese e in norvegese. E Non so se la maggioranza o la minoranza, ma molti, molti lo leggono in lingua originale quando si tratta dell'inglese, ovviamente, ma la maggior parte dei bestseller poi. Quello che vende assolutamente meno ed è molto meno molto più difficile piazzare e far acquistare dalle case editrici, pure se sovvenzionate, eccetera, eccetera, sono i titoli che vengono da fuori Europa.
molto molto più difficile, numero molto molto più, più limitato, perché appunto, come diceva Riccardo, c'è questo, questa condivisione, no, di un certo canone, per esempio questa cosa del, adesso del giallo, di questa ondata di giallo, e c'è questa condivisione che si autoproduce praticamente, no? E più ce n'è, più puoi produrre. Quindi non c'è avvocato in Norvegia che adesso non si è inventato anche il secondo mestiere dello scrittore, c'è una diffusione enorme di provare, e magari ce la fai, e molti ce l'hanno fatta, effettivamente vendono. È molto molto più difficile entrare sul mercato se vieni da fuori questo canone. Se non c'è questa invenzione, ritraduzione, inserimento nel canone di qualcosa di esotico, come per esempio la letteratura del Sud America in un periodo, il realismo fantastico, il realismo magico, e allora lo fai entrare in un canone che diventa poi moda, e poi c'è Marques, e poi c'è la Allende, eccetera, e quindi la riesci, e allora riesce a trascinarsene degli altri, così come l'onda dei gialli nordici porta con sé anche delle altre cose, perché allora c'è una maggiore apertura, c'è qualcosa di interessante che può venire da, e quindi per esempio la letteratura sudamericana ha guadagnato un terreno, e l'altra ondata è quella di Rushdie o Rushdie, a seconda di come lo si vuole pronunciare, quindi l'altra ondata di letteratura di origine, provenienza orientale indiana, e poi arriva Arundhati Roy con la cosa delle cose, Dio delle piccole cose, che diventa... Allora non posso dire niente. No. Che poi, quali sono questi libri che poi riescono, per esempio, che vengono dal continente asiatico? Spesso, o alcuni, almeno di questi che diventano più o meno bestseller, sono dei testi che in un certo modo hanno subito un processo di traduzione. Rushdie conosceva benissimo l'Occidente, la Roy anche conosce benissimo l'Occidente, o la casa editrice capisce che qui c'è qualcosa che si può fare per captare, per praticamente renderlo leggibile. Com'è? Anche tu lei in fondo. Certo. Sì, secondo me hanno già subito o attraversato un processo di masticazione, di traduzione, per renderli digeribili, accettabili a un pubblico più ampio. Ovviamente poi ci sono quelli che non hanno, però rimangono sempre più di nicchia. Sì, un Murakami è un po' come se fosse già tradotto quando poi viene tradotto in lingua, e quindi c'è una specie di annullamento della traduzione vera, perché è già nella sua scrittura è già un testo globale in un certo modo. Io ho due domande, una iperteorica e una invece di carattere estetico. E cioè a dire, la domanda teorica è per Siri, e siccome appunto anch'io ho lavorato un po' sul tema della traduzione, che pone un sacco di problemi teorici, no? Cioè, tu hai evocato Belle Mes Infidèles, questo perfezionamento, ogni traduzione in realtà è un altro libro, è un libro altro rispetto all'originale, c'è sempre uno sforzo di chiarimento, di rendere esplicito, didattico, divulgativo, eccetera, eccetera. Allora, questo problema per noi è un problema molto serio, perché in realtà noi che lavoriamo, io lavoro sulla storia della filosofia, io lavoro con dei testi di lingue diverse, in cui quando
arrivo a proporre ai miei studenti la traduzione italiana, tutte le volte devo sempre dire, devo sempre tornare al testo d'origine, devo sempre tornare per rendere in qualche modo quello che io ritengo essere, insomma, in fondo la filosofia è una lingua straniera, quindi cioè, si scrive in quella lingua lì, ecco, non in altre. Quando passa da una lingua all'altra cambia già tutto. Allora, io credo che, per esempio, per quanto riguarda i testi di studio, adesso sto parlando di questo, credo che la via del bilinguismo sia forse una via importante, cioè mantenere il testo nella lingua originale e dare una traduzione nella lingua, nel volgare della nazione. Questo sia per esempio una scelta che può funzionare, cioè domanda. Per quanto riguarda la mia disciplina, forse sì, nel senso che ho sempre la possibilità di avere il testo, come dire, accessibile, ma anche avere l'originale che mi dice la cosa, mi restituisce il pensiero dell'autore. Mi chiedo se questa non sia un po' faraginosa come poi soluzione. Del resto, anche l'idea che noi abbiamo che in fondo la lingua veicolare sia l'inglese, beh, no, cioè faccio fatica a pensare di mettere a disposizione ai miei studenti l'etica di Spinoza in inglese. Cioè, come? Tu poi, ecco, appunto, esatto, no, appunto, oppure con Kant, cioè quelle delle volte quando faccio Kant, cioè salta fuori che si chiama Kant, perché ovviamente no, sì. Non è male, sì, sì, no, va bene, facciamo un giorno, o Descartes, che sembra uno spagnolo, così, una specie di, ecco. Allora, questo problema, cioè la traduzione, sì, è chiaro che è un veicolo indispensabile, cioè non possiamo pensare di leggere appunto in russo Guerra e Pace, anche se c'è tanto francese che in fondo un po' di leggere in greco Omero, eccetera. No, però è un problema che tuttavia, anche perché ho l'impressione che ogni lingua plasmi il modo di pensare della lingua, cioè io vedo che quando scrivo in una lingua straniera cerco di pensare in quella lingua straniera, non di tradurre dall'italiano nella lingua straniera, e questo forse cioè, pone forse dei problemi, cioè, anche il mercato, cioè il famoso mercato che appunto al di là del venerdì e del sabato qua a Bologna non riesco a immaginare cosa sia, ma cioè, il mercato come può recepire, cioè qual è il tipo di lavoro di traduzione che un editore si pone e quale tipo di, come dire, di rapporto con il testo d'origine, ecco, cioè col testo d'origine. Cioè questo testo è stato pensato 600 anni fa da un tedesco, come faccio a mettere a disposizione? Cioè, non c'è un problema di impossibilità della traduzione, in fondo. Ecco, questo prima questione. La seconda questione sarà a te, e cioè io quando compro un libro lo compro perché è anche bello. Cioè io ho deciso la mia strada a partire da una copertina. Devo dire la verità, non c'è stato nessun investimento, nessuna vocazione, cioè, era una copertina. Cioè un libro è anche carta, inchiostro, filigrane, insomma magari, copertina, e questo sono elementi importanti anche almeno per noi sono fondamentali, perché un libro è anche un oggetto in qualche modo, cioè oltre, quindi forse anche questo influenza, come dire, il mercato, ma anche le scelte e anche la cioè nella misura in cui tu progetti un libro non è soltanto che lo fai tradurre, lo destini a un pubblico, ma lo ricostruisci, ne ricostruisci. Ecco, adesso vi lascio la parola. A chi prima? A te. Vado io? Se posso, so che è una domanda per lei, per Maria Grazia, però volevo dire soltanto due cose. Dicevo che la settimana scorsa era un giro per le case editrici norvegesi, quello su non è, domando a te se è uguale qua, essendoci l'ebook, essendoci la lettura su Kindle, eccetera, quello che fanno molto le case editrici adesso per giustificare un'uscita su carta,
curano moltissimo, molto molto più di qualche anno fa, la carta, la qualità della carta, la copertina, proprio per farlo diventare un, per distinguerlo, per farlo diventare appunto un oggetto prezioso. E mi sembra anche intelligente, cioè se lo vuoi leggere sul tuo Kindle o sull'iPad o quello è, va benissimo, ma se lo vuoi su carta, facciamo diventare questa carta un oggetto apprezzabile su carta, non quella carta che questi libri che si sfaldano, si rompono, si bruciano, insomma, invece un oggetto, infatti loro investono moltissimo, molto più lo vedi proprio, sul tipo di qualità della carta, sulla copertina, sul design, ogni libro è molto molto più pensato come appunto oggetto. Questa non era la mia domanda, ma adesso arrivo a questo. Hai posto sì, ne hai poste 3, 4, 5. La traduzione del testo filosofico. Per esempio, sì, sarebbe importante leggere o letterario. Tutte e due, sì, grazie, tutte e due direi, perché leggere un testo in originale ovviamente sarebbe sempre più importante, e la traduzione, sono d'accordissimo, è ovviamente sempre un nuovo testo, un'altra cosa. Ma quello è, e quindi in Norvegia so che si mettono le mani nei capelli a filosofia, che arrivano gli studenti e nessuno sa più il tedesco. E leggono, quindi non lo studiano più, non è di moda studiare il tedesco, e quindi vogliono leggere Kant, Spinoza e Aquinas eccetera eccetera. L'inglese lo sanno bene, quindi c'è questo problema, e quindi anche il bilinguismo, sì, volentieri, però allora c'è un problema alla radice, che si imparano sempre meno lingue, perché è sempre più l'inglese che domina. Questo è un problema. Ma non direi solo a tutti i costi tornare all'originale, alla fonte, ma perché quello sforzo di introdurre nella tua lingua, nella nostra lingua, che sia l'italiano o il norvegese, introdurre un pensiero filosofico fatto in un'altra lingua, nella nostra lingua, introduce non soltanto un pensiero, ma introduce anche un nuovo linguaggio, un nuovo modo di pensare. Porta con sé un nuovo universo linguistico, espressivo. Cosa è successo con l'italiano, con Heidegger? Forse non soltanto cose buone, ma succede qualcosa in questo processo di spingi sulla lingua, la forza, fai delle forzature, la limi, la storci, la cambi più, sì, e quindi attraverso la traduzione spesso c'è un rinnovamento che è anche positivo, non sempre felice, non sempre con degli esiti positivi, ma c'è questo però questo effetto di pensare cose nuove attraverso la traduzione, attraverso un nuovo linguaggio, un nuovo modo per parlare del mondo. Questo credo che sia comunque un lato positivo, quindi sì, l'originale, ma la traduzione ha una funzione di farti pensare e veramente farlo diventare tuo, perché c'è anche questo, c'è sempre questa dialettica nella traduzione, ne parlano in modi diversi, addomesticare o estraniare. Tutte e due gli aspetti sono presenti in ogni operazione di traduzione, lo assimili, lo fai diventare tuo, e questo è positivo, ma forzi anche un po' il tuo linguaggio, la tua lingua, verso qualcosa di verso l'altro, verso la ci sono delle citazioni, a me è sempre cara, rispetto a tutto un altro contesto ovviamente, Humboldt, rispetto alle traduzioni di Agamennone, siamo all'inizio dell'Ottocento, che dice sono belle proprio le traduzioni perché ci fanno dire quello che altrimenti non avremmo potuto dire, perché porti dentro nella tua lingua qualcosa che prima non c'era o non era presente nel tuo linguaggio, nel tuo tessuto, il terreno per poter dire quella cosa lì in quel modo lì. Ecco, no, mi viene in mente quella famosa questione di Gravina, che nel Settecento italiano si chiede se Achille può parlare francese.
Allora, io mi ricollego prima al discorso della traduzione, per dire che naturalmente la traduzione, soprattutto in una casa editrice, è insomma tutte le case editrici italiane, che noi in Italia si traduce moltissimo dall'estero, è fondamentale la qualità della traduzione e la scelta del traduttore giusto. Ma non solo questo, perché devo dire che il livello dei traduttori che abbiamo, nonostante il fatto che i traduttori siano pagati pochissimo, la scelta del traduttore è fondamentale, ma è fondamentale anche un'altra cosa, cioè la revisione della traduzione, che comporta una grande fatica interna, nel senso che è un lavoro lento, deve essere lento per sua natura, in una struttura, e ricordo che una casa editrice è un'impresa per cui deve tener conto di una serie di fattori economici, e il tempo e le persone che lavorano costano e rientrano nel conteggio che si fa per ogni libro. Alla fine, quindi vi spiego questi, ma alla fine io prima di mandare in stampa un libro devo firmare un conto economico, che è quel conto economico è fondamentale, perché mi dà la decisione su quanto la mia azienda è sana. In quel foglio lì che firmo con una tiratura finale, che viene firmato da tre persone, cioè da me, dal direttore editoriale, da me direttore editoriale, dal direttore commerciale e dall'editore o dall'amministratore delegato, c'è un po' tutta la storia di prodotto, e cioè del fatto che una casa editrice non è soltanto l'innamoramento, la bellezza, il fare dei libri stupendi, il portarli ai lettori, ma anche un'impresa che deve funzionare come funziona un altro tipo di impresa in Italia, se vuole, e che deve avere dei fatturati, degli utili, perché quello mi permette di andare avanti, altrimenti prima o poi io quella casa editrice la devo chiudere. E questo rientra anche nel discorso delle copertine. Certo, la scelta del traduttore è fondamentale trovare la voce giusta, è fondamentale la revisione, è questo lavoro continuo, è il ricambiare, perché spesso le traduzioni del passato non vanno più bene, per cui io devo anche pensare che una traduzione che faccio, una traduzione che la Salani ha fatto 25 anni fa, non vada più bene, abbia bisogno di un aggiornamento. E quindi è un'energia ed è un tipo di lavoro sul testo, che devo continuare a fare, che mi serve anche, perché io posso anche a fini commerciali pensare di fare una nuova edizione che sicuramente ha un impatto sul mercato forte, perché viene presentata con una novità, come una novità o come una ventata di cambiamento, e quindi ha un'attivazione sulla comunicazione che posso fare forte, e quindi devo mettere in moto anche tutti questi elementi che mi aiutano. La revisione la fa il redattore, e chiaramente più il redattore è bravo, più si accorge. Quindi il lavoro editoriale è sempre un lavoro di squadra, non è mai il lavoro di una singola persona, e più la squadra è di qualità, più la squadra è ricca anche di personalità diverse, che hanno anche interessi extra editoriali diversi, più la traduzione è efficace, perché all'interno di una redazione tu non sai come risolvere un problema, ma comunichi con la persona che è accanto a te, oppure il redattore ha dei problemi, ne parla col traduttore, si cerca attraverso la rete di amicizie, di esperti, di
per esempio, non so, nel caso tuo non è successo forse, ma quanti collaboratori e amici vengono interpellati oppure c'è un problema di traduzione? Noi risaliamo a persone diverse su ambiti diversi. Mi ricordo una volta un problema con l'ebraico, impossibile nella traduzione, una telefonata a Paolo De Benedetti è rimasta nella storia della Salani, che il problema era così complesso che Paolo disse: ma non lo potete togliere, ecco, proprio perché era infinito il problema. Cioè, Paolo De Benedetti è il massimo biblista, per fortuna ancora vivente. Un'altra delle fortune della mia esperienza della casa editrice di Salani, la fortuna della Salani e degli inizi della nuova Salani, quindi della collana per ragazzi degli Istrici, molti di voi probabilmente forse hanno letto i Roald Dahl, Pippi Calzelunghe, prima, cioè quella che noi chiamiamo generazione Istrice, che ha più di 25 anni sicuramente. È dovuta il successo, la fortuna è dovuta alla qualità della traduzione. I Pippi Calzelunghe, Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato erano libri che erano già stati pubblicati in Italia, ma non se n'era accorto nessuno perché la qualità della traduzione era non pessima, ma era modesta. Un'operazione di nuova traduzione fatta forse anche migliorato rispetto all'originale in qualche caso, non parlo di Roald Dahl ma parlo di autori non così noti, non così straordinari come Lindgren o come Pennac, dei libri per ragazzi. E poi il fatto che l'uniformazione e quindi l'aver dato una voce uguale a una serie di libri ha sicuramente fatto la fortuna, perché il lettore si è identificato, si è ritrovato, ha scelto quei libri perché si sentiva che quella era la voce che gli apparteneva. È come se avesse letto un libro unico, come dire, tante storie nella diversità, ma con un'idea di fondo molto forte che è la forza di una collana, per esempio, no? Anche in altre collane famose, in altri libri come i libri Adelphi, per i lettori Adelphi oppure per i lettori Einaudi che scelgono. Quindi questa è un'altra delle caratteristiche. Quanto alla copertina, il lavoro di scelta e di identificazione delle copertine, per esempio, per me è non fondamentale, ma mi prende moltissimo, moltissimo tempo. Uno, perché le suggestioni che devi avere e l'idea che tu hai su un libro straniero che spesso ha delle copertine che per il nostro paese, per l'Italia, non vanno bene, non possono andare bene, è fortissima. Due, perché devi tenere presente una serie di elementi molto molto diversi. Tre, perché passa attraverso il mio gusto. Il mio gusto oramai è molto definito, per cui anche per i libri commerciali devono essere delle copertine fatte con dei criteri. Uno, dei criteri di leggibilità, perché io non, per esempio, non credo che in un... penso sempre al momento finale, cioè al momento in cui un lettore va in libreria e è su un mare, su dei banchi dove ci sono migliaia di libri, quel libro lì ti deve colpire, deve essere diverso. Quindi parto sempre con questa logica qui, poi a volte ci riesco, a volte non ci riesco, ben chiaro, però la mia ottica è sempre quella, ed è quella neanche della leggibilità. Io non devo nel mare leggere il titolo, io lo devo riconoscere, per cui la capacità di riconoscimento deve essere fortissimo, e quello è fatto, è dovuto a una serie di accorgimenti di tipografia, di lettering, di su. E poi perché quel libro lì, quell'immagine che io scelgo per quel libro, non essendoci tra l'altro per molti libri una collana, per cui un impianto, e quindi in contesti diversi da quelli di cui parlavo prima per la traduzione, perché quando c'è una collana
chiaramente la forza della collana è tale che posso scrivere solo il nome o scegliere una qualsiasi immagine che non importa, ma invece il lavoro sul tirar fuori il meglio, sul comunicare, però fare in modo anche che quella copertina non sia didascalica, è fortissimo. Quindi è un lavoro, anche perché è un lavoro che mi prende molto tempo, e anche perché poi un libro, una copertina deve parlare al lettore che lo deve prendere quel libro in mano, quindi devo cercare il più possibile di farla parlare, di far venire fuori tutta la specificità che ha e tutta l'originalità, sperando che quel libro sia veramente originale e che poi non deluda, soprattutto. Allora, il rapporto con l'autore, in teoria tu potresti anche non averlo, però per esempio io lavoro in modo tale che con l'autore o con la casa editrice, perché i meccanismi di ricezione del libro passano attraverso, dall'estero oppure passano attraverso gli agenti letterari o le case editrici. Cerco sempre, prima di avere il prodotto finale, cioè l'ok si stampi, di aver comunicato comunicato prima che quella è la copertina definitiva, e di sperare di avere anche un'approvazione. In molti casi c'è anche richiesta per contratto, per cui io non posso andare in stampa se non ho l'approvazione e l'ok. In altri casi invece è libera, però ove possibile, secondo me la forza di un libro nasce proprio dal team, quindi più siamo tutti convinti che quella è la copertina giusta, più sono tranquilla e che non è soltanto una mia visione. Quindi, mettere tutti d'accordo è molto faticoso, però per me paga assolutamente, quando lo scrittore arriva in Italia e ha una copertina in cui si identifica, in cui si riconosce. È un plus sicuramente rispetto a... Quanto a quello che avete detto prima sulla carta, sulla qualità dell'edizione, ma chi lavora in editoria vorrebbe fare sempre il prodotto più bello, con la carta più bella, con tutti i tipi di accorgimenti, il soft cover, il soft touch, il rilievo, il meglio possibile, perché non possiamo che amare l'oggetto libro, e che più si afferma il mondo degli ebook, che sicuramente, tra l'altro, prenderà e darà degli orientamenti importantissimi, e meno male, all'editoria. Un'editoria commerciale avrà sempre più una diffusione in ebook, così come un'editoria di nicchia e scientifica. Tutto il mondo dell'education, tutto il mondo delle riviste scientifiche hanno un percorso, per fortuna, così non si spreca carta e si risparmia, nell'ebook, che però per quanto concerne la varia, cioè la varia, la narrativa e anche la saggistica, in un paese di riferimento come sono gli Stati Uniti, ha raggiunto un picco, che è un picco del 30%, 32-33%, si è arrestato, e questo, essendo noi dipendenti e guardando al mercato degli Stati Uniti come mercato di riferimento, già ci dice che non è vero che passerà tutto in... Ma questo perché? Perché il libro è un prodotto meraviglioso, è un prodotto ergonomico, è un libro, parlo come oggetto, e sicuramente sarà sempre più bello anche per noi poter pensare. Ma ricordatevi una cosa: il libro ha un prezzo, e tra l'altro il prezzo del libro in Italia è un prezzo veramente economico. Guardavo ieri un libro che tu conosci, che si chiama L'amour et les forêts, è un libro francese che in questo momento è in cima alle classifiche, un libro di Gallimard, un libro di qualità, costa 21,90 euro in Francia, ed è un libro qualsiasi.
Sono pochi i libri italiani che costano 21,90 €. Un libro, parlo di narrativa. Io faccio i conti con il mercato e il mercato non mi permette di mettere, perché se io metto 21,90 € su un libro qualsiasi di narrativa di 250 pagine, ma chi se lo compra? E allora io devo valutare. È chiaro che in questo conto economico di cui vi parlavo prima ci sono delle voci, e per poter pubblicare quel libro io ho una serie di voci che sono: numero uno, la promozione che mi costa il 50% del prezzo di copertina, la traduzione, i diritti, la promozione, come la distribuzione, la parte del prodotto libro che mi mette carta e stampa, avviamento macchine. Ma dove li prendo i soldi? Su 15 euro, su un prezzo medio di copertina che è sceso a livello italiano in questi ultimi anni per la crisi e perché la politica di alcune case editrici italiane di 2-3 anni fa ha fatto sì che il libro si sia completamente svalutato. Parlo di Newton Compton, che ha invaso il mercato con dei libri che costavano pochissimo, dando l'idea che libri che costavano pochissimo e spesso di cattiva qualità, ma ha costretto le case editrici generaliste italiane a fare. Come faccio? E allora, certo, anche a me piacerebbe, anche io ieri guardavo dei libri, Salani e del gruppo che ho a casa da qualche anno, ho detto: ma guarda la carta come si è ridotta, guarda, che fa schifo, che mi vergogno. Eppure, come faccio? Gente del libro, siamo gente del libro, no? Cioè questa bella definizione, gente del libro, che siamo legati a questo. Sì, cioè oggetti, noi abbiamo detto oggetto perché effettivamente è anche un oggetto, però noi insomma lettori di Montaigne, i libri sono degli amici, sono delle parole che parlano con delle parole di carta. E quindi insomma entrano nella nostra vita a vari livelli, poi possiamo chiuderli quando siamo stanchi, cioè non è nessuna mitologia, però è anche un rapporto di carni, insomma di odori, di ecco, cioè, sì, sì, proprio anche diciamo di sensibile, insomma. C'è qualche domanda da parte del pubblico che magari ci porta anche degli elementi più, come dire, di esperienza anche i miei studenti, cioè io invito sempre gli studenti a evitare di fare fotocopie e di prendere i libri, perché in fondo la biblioteca di ciascuno di noi è in fondo un'immagine di ciascuno di noi, un'immagine che deve fare i conti con delle economie, con delle, insomma, un'immagine che deve fare dei conti anche altri, però è chiaro che è un oggetto, soprattutto i classici, insomma, vuol dire, ecco, ci sono dei libri che bisogna comprarli. Ecco, quindi. Poi i libri, tra l'altro, che si comprano nel periodo universitario sono veramente libri della vita, quelli dai quali non ti separerai mai. Questo. Certo, ci sarà un cambiamento, ma ecco, il cambiamento portato dagli ebook è anche da un certo punto di vista bello in prospettiva, perché si parla infatti che nel futuro ci saranno delle biblioteche molto più belle in casa, perché tu terrai veramente i libri del cuore, i libri che hanno stabilito quello che tu sei, che ti hanno formato, che ti hanno dato un aspetto, e questo sarà bellissimo. Saranno proprio a immagine e somiglianza, e invece i libri più commerciali, quelli più leggeri o quelli passeggeri, non ci saranno. E quindi lo spazio sarà uno spazio molto più intenso, molto più sarà. Esatto. Sarà proprio a modello, a figura, esatto. Oppure tu sai anche a quale biblioteca sto pensando, di fatto. Oppure sarà un po' nel sud della Francia. Come ho visto io. Sì, io. Ah, è così. Sì,
se no direi che Costantino... Volevo solo raccontare due episodi di vita vissuta. Uno riguarda e conferma una cosa che si diceva poco fa, e cioè che le lettrici più forti in Italia sono le donne. E in casa mia ho un esempio che è quello di mia madre, che ha fatto la quinta elementare, non ha fatto grandi scuole, viene da un paesino del sud della Campania, ma ha ereditato da suo padre la passione per la lettura. Suo padre, mio nonno Costantino, anche lui naturalmente, era un grande lettore di gialli, proprio se li faceva mandare da Napoli prima della guerra, insomma nel periodo tra le due guerre, insomma è stata una cosa epica quasi. E quindi lei ha ereditato, figlia maggiore di questo elettricista, insomma faceva di tutto, e quindi se l'è portato dietro, e l'anno scorso ha compiuto 80 anni. E ho deciso di fare questa follia, siccome veniva ogni tanto a trovarci e si doveva sempre, ho un fratello anche qui a Bologna, e quindi lei si trasferiva da una casa all'altra e aveva i libri a casa di mio fratello che leggeva lì e il libro a casa mia, erano due libri diversi, quindi andava in parallelo a seconda della notte che passava da chi. Allora ho deciso, beh, 80 anni, bisogna festeggiarli bene, le ho regalato un Kindle. E mio fratello e mia cognata dice, ma no, ma cosa stai a prendere un Kindle che magari non sa neanche come usarlo, eccetera. Vabbè, glielo insegno, è una persona sveglia, non ha nessun problema cognitivo ancora, per fortuna. Insomma, glielo ho regalato e nel giro di un anno e mezzo l'avevo caricato con classici di tutte le letterature, che un po' che aveva già, un po' che conosceva già, che quindi ha potuto rileggere, un po' di letteratura italiana, che Verga, Deledda, che ne so, cose che non ti capita di avere sempre a portata di mano. E così lei viene a trovarci con questo, e va in giro con questo Kindle. E dopo un anno e mezzo ha finito tutto, di leggere tutto, per cui adesso fortunatamente sono andato a prenderla questo fine settimana, glielo ricaricherò con un'altra sbaraccata di libri e sarà molto divertente. Un altro episodio, a parte le ho raccontato prima che mia figlia si è messa a leggere Harry Potter in inglese adesso, per cui ha fatto un salto, e anche Walter Mörs in tedesco si sta leggendo, per cui è a 16 anni, però insomma è molto, abbiamo creato dei mostri, penso, temo, di lettura, nel senso che abbiamo letto a voce alta quando erano bambini, mia figlia aveva 5 anni, non era ancora andata a scuola, ci ha chiesto perché non mi leggi questo, era Harry Potter, la pietra filosofale, e li abbiamo letti tutti a voce alta, tutti. Ho fatto delle dormite fantastiche. Esatto, e credo che sia uno dei modi per appassionare alla lettura sia quella di vivere insieme questo momento, perché è effettivamente bellissimo. Poi io dormivo. In giro anche nelle scuole, dico sempre, o quando mi chiedono, proprio perché la Salani pubblica sia libri per ragazzi che per adulti, ma è con la parte legata ai ragazzi, è diventata una passione, anche perché basta solo una cosa, pensare che quel libro lì nella vita di un ragazzo può determinare il corso della sua vita, ha un fascino che niente altro nella vita può avere. Io leggevo l'Iliade a mia figlia e dopo ha fatto vedere classiche. Si fanno anche dei danni. ma che cosa può dare un genitore, una famiglia in più a un bambino che... bambino italiano che ha tutto. È vostro anche Lemony Snicket. Ecco, quindi abbiamo fatto anche quello, abbiamo letto anche tutto quello a voce alta. Comunque, due sono state le cose, perché lui cita tutti i libri, ma è stato bellissimo pubblicarli, proprio perché i libri che mi ha citato lui sono stati argomento di discussione delle giornate per come tradurre le cose, quindi era uno scambio, ma come risolviamo qui il problema della traduzione? Ci divertiamo pure il giorno dopo, no, ho trovato questa soluzione e sarà così, potrebbe andare, oppure ricordo sempre anche quando abbiamo inventato i nomi delle cioccorane di Silente, ecco, quello è nato davanti a una scrivania piccola in un bugigattolo dell'ufficio. E quindi quella è passione,
competenza, perché è chiaro che fra di noi ci sono persone, è brainstorming, quindi gruppo che lavora su una cosa, gioventù, perché molti erano giovanissimi, quindi avevano una creatività e basta. E poi quando... È dietro una donna straordinaria che io ricordo sempre, che è Donatella Zigliotto, la signora che ha creato la collana degli Istrici. Ho ancora il foglio in cui abbiamo scritto, c'è la sua scrittura con questi nomi, perché è che la traduttrice, perché era una, aveva una capacità di reinventare mondi con una conoscenza dell'italiano, perché poi non è che avesse però una conoscenza delle lingue specifica, ma aveva questo mondo creativo e questo insieme di letture che aveva costruito. È un lavoro poi nel suo caso in Rai di montatrice, che l'ha aiutata moltissimo nella scrittura. L'ultimissima cosa, la settimana scorsa, durante nel cuore della notte, sento un tonfo terrificante e dico: ma cosa succede? Mi alzo, vado giù, la luce di camera di mio figlio, quasi diciottenne, accesa, era crollato uno scaffale della libreria, perché aveva tutti i libri in doppia fila e si è ribaltato tutto in avanti, e quindi lì l'oggetto libro ha avuto un effetto di pesantezza notevole. Comunque, viva i libri, viva i libri e viva gli ebook. Io leggo tantissimi ebook. Traduttore e tantomeno editore, ma mi incuriosiva moltissimo questa cosa che sembra emergere un po' lungo tutto il corso del dibattito, questa polarità, io la chiamerei fra normalizzazione e schizofrenia nel compito del traduttore soprattutto, no? In qualche modo, per cui si tratta sì di mediare e conformare, anche come si diceva prima, un codice culturale ad un altro o un canone culturale rispetto ad un altro, e al tempo stesso però poi quando si è alle prese con la traduzione, con il testo, si tratta anche di sì, entrare in un'altra lingua, in un'altra struttura di pensiero, e un po', quando penso alla schizofrenia, la intendo alla Deleuze, nel senso deleuziano del termine, cioè farsi stranieri nella propria lingua. Questo è qualcosa di estremamente affascinante, anche perché appunto tiene insieme questi due aspetti che all'apparenza non sembrano così correre insieme, sembrano anzi in dialettica, in contrapposizione quasi, lo si vedeva anche un po' dal dibattito, insomma, mi è sembrato anche, si è emerso anche nei due momenti del dibattito questa polarità, no? Fra quello a cui si faceva riferimento all'inizio, fra questa dimensione, fra questa necessità appunto di conformazione, di normalizzazione, di traduzione intesa come, sì, come mediazione, e dall'altra appunto invece la traduzione come... Sì, un tradimento e una fuga, una linea di fuga verso che cosa? Verso qualcosa che sta in mezzo fra l'autore e il traduttore, ecco, uno scambio che è anche difficilmente definibile, qualcosa di piuttosto aleatorio per certi aspetti. Quindi mi incuriosiva questa duplicità. Sono d'accordissimo che c'è questo dilemma che si può chiamare schizofrenia, si può chiamare, che credo che spesso si traduce in un certo modo in una contrapposizione delle volte tra l'editore e il traduttore. L'editore ha una certa esigenza, il traduttore ha l'esigenza di far vivere nel modo più possibile autentico, se questo magari fosse possibile, non lo è mai, ma magari aggiungendo una nota, e l'editore dice: no,
non voglio una nota, e il traduttore dice o la traduttrice dice ma questo è necessario perché altrimenti non si capisce, ma no, si capisce lo stesso, o comunque anche se non si capisce non va bene. Questa è spesso una sofferenza per il traduttore o la traduttrice mentre lavora, ma anche nell'ultimo, arrivare all'ultimo risultato, perché la traduttrice spesso magari ama quel libro, è entrata talmente dentro questo libro, si dice, lo dice Calvino, lo dice la Spiva, che insomma che il traduttore o la traduttrice è il lettore più intimo, più attento di un testo. Tanto lo devi penetrare, attraversare e lavorare proprio per, e c'è sempre una sofferenza, e credo che un'altra sofferenza alla fine è anche quella di mediare con l'editore che lo deve pubblicare, che ha un altro tipo di esigenza, che è quella appunto del pubblico e quella di certe convenzioni che vanno anche accettate. C'è poi un'ultimissima cosa, c'è poi un ideale che abbiamo tutti di dimenticare che si tratti di una traduzione, no? Che creare nel lettore l'illusione che quel testo lì è il vero testo. E questo magari è anche una convenzione che è molto forte, ideologicamente anche molto forte, che fa sì che si annulla forse più di quello che sarebbe necessario. A me per esempio piacciono molto le prefazioni da parte del traduttore, dove ricorda al lettore, guarda che quello che legge è una traduzione, ma spesso invece anche quello l'editore non lo vuole, perché quell'illusione, quell'idea, quel sogno che io tocco con mano e vivo con mano, leggo con il vero libro, com'è? Certo, sì, assolutamente. Se posso prendere alcuni esempi. E poi una cosa da dire, la prima è, mi è capitato proprio di recente di fare una chiacchiera con dei traduttori importanti, grandi nomi della traduzione, e queste signore mi rimproveravano in primo luogo di non avere una formazione scolastica da traduttore, ma di avere una formazione a pastiche, un po', insomma. Che è invece il mestiere del traduttore, che è poi un po' quello, e quindi non avesse seguito scuole, quindi, che invece c'è una scuola. Contemporaneamente però sostenevano una tesi contraddittoria, e cioè il fatto che il traduttore o ha la penna o, come si dice, la mano, oppure è inutile che faccia il traduttore, insomma. Perché c'è ancora questa idea un po' di amicisiana secondo la quale il traduttore deve avere la mano particolare per riuscire a ricreare l'opera letteraria. Non vuol dire niente. La mano vuol dire una... Il genio sostanzialmente. La penna è un'ottima penna, una penna meravigliosa, ha un ritmo tale per cui è inutile... andare a imparare come si fa a tradurre, perché o hai la penna, la mano è buona o non ce l'hai, quindi questa è una contraddizione con quello che è stato detto precedentemente. Io penso che quello che abbiamo sentito stasera, cioè il fatto che la traduzione non è solamente l'opera di una persona, ma è l'opera che come dire, si costruisce attraverso un processo di tante mediazioni editoriali, che sono anche tante mediazioni culturali, è già una risposta alla domanda. Non è una schizofrenia, è una serie di mediazioni. Fino a un certo momento queste mediazioni guardano all'autore, da un certo momento in avanti queste mediazioni guardano al lettore. Il punto d'incontro è la capacità dell'editore di saper mediare e di mettere d'accordo tutti, come diceva lei, se posso dire
Lo stesso discorso lo puoi fare anche con i mercati, con i libri uguali, con la globalizzazione. È sempre lì il punto, tu ti devi è sempre un'operazione di mediazione fra mondi diversi, culture diverse, possono convivere benissimo assieme. Il cardellino che va bene per tutto il mondo, invece il libro che è più legato alla realtà italiana, al problema, basta trovare il lettore giusto, la persona, è una continua mediazione. Sì, e l'altra, visto che tutti abbiamo avuto l'esperienza personale da raccontare, anch'io racconto la mia esperienza sulla traduzione, uno dei miei libri di quali più sono affezionato è il Gargantua di Rabelais, e io ho creduto per anni che fosse stato scritto effettivamente in italiano nell'edizione di Montadini padre. E ho scoperto che mi è stato poi raccontato da gente che lavorava in Einaudi che a un certo momento, non riuscendo a tradurre le invenzioni linguistiche di Rabelais, né riuscendo più a rendere attuale o comunque a storicizzare per l'attualità il testo di Rabelais, questo signore ha cominciato a usare delle espressioni in dialetto piemontese ed è pieno di parole italianizzate ma che derivano dal dialetto piemontese. Molti dei neologismi di Rabelais sono stati reinventati in piemontese. Sì, ma è una cosa che ti dice proprio la dimensione del lavoro del traduttore, quando a un certo momento non ce la fai più e inventi un qualche cosa che ti sembra possa avvicinarsi in qualche modo a quello che ti evoca quel concetto, perché il concetto espresso da quel termine non riesci, e allora lo evochi in altri modi, insomma. È forse una lettura un po' simbolista della traduzione, ma Mallarmeana, ma insomma. Per me ricordo sempre quel film in cui un film che ho visto in francese, un film western che ho visto in francese, in cui il cowboy si rivolge all'indiano e gli dice: "Parlez-vous français?" Quindi è chiaro che ci sono i paradossi del traduttore in qualche modo, no? Per cui perché... sì, cioè veramente degno di Peter Sellers. Beh, certo, è Hollywood Party, questo è esattamente Hollywood Party. Bene, grazie a tutti.